La commenda, da cui trae il nome l'odierno e popoloso quartiere a nord di Rovigo, era un'istituzione ecclesiastica per cui una chiesa, un monastero e un ospedale venivano affidati alla commendatio, cioè alla cura, alla protezione e all'amministrazione di enti particolari o di persone fisiche che meglio ne potevano garantire la corretta gestione e la sopravvivenza. In questi luoghi si ospitavano poveri, pellegrini o romei e per tutti c'era un letto, un pane, un fuoco ed una bracciata di fieno. Si racconta che nel 1120 un cavaliere di nome Rico, deposte le armi, in espiazione dei propri peccati, spese tutti i suoi averi per erigere nello stesso luogo dove ora sorge la commenda, lontano dal centro abitato di Rovigo, una chiesetta e un ospizio, dedicando l'opera a San Giovanni Battista e dove lo stesso Rico morì in povertà. Una lapide deposta sopra la porta del piccolo campanile, il cui testo trascritto dal conte Camillo Silvestri nei primi anni del Settecento e conservata alla Concordiana di Rovigo, ne testimonia la leggenda. Nel 1182 il complesso fu affidato alla cura dei commendatori gerosolimitani, detti poi di Acri, di Cipro, di Rodi e di Malta, e adesso fu dato il nome di Commenda di San Giovanni. Due anni dopo, il marchese Alberto d'Este, con lascito testamentario, donava alla nuova istituzione alcuni appezzamenti di terreno. Gli edifici furono tenuti dai commendatori di Malta fino al 1810. In seguito alle soppressioni napoleoniche degli ordini religiosi, passarono all'opera dei Bastardelli di Ferrara. Nel 1848 i beni risultano di proprietà della famiglia Rosada di Rovigo e nel 1851 dei Dolfin, che ne fecero masseria e stalla. Infine vennero acquistati dal conte Domenico Angeli. Attorno al 1860, la chiesetta medievale, unico edificio di stile romanico ancora esistente a Rovigo, fu demolita. Stessa sorte toccò al fabbricato che fu ospizio e ospedale. Al loro posto, il conte Angeli fece costruire delle case coloniche. Da allora, quasi a voler testimoniare nel tempo l'esistenza dell'antica struttura, il quartiere, sorto e sviluppatosi via via attorno all'area dove essa sorgeva, quasi certamente per consuetudine fu chiamato Commenda e tale denominazione conserva tuttora. Si riprende a parlare della commenda a partire dal 1937, quando il vescovo Monsignor Guido Maria Mazzocco decise di creare un luogo di culto proprio in quella parte della città, tanto più che il 30 settembre 1937 i signori Dante Bedendo e consorte donarono a tale scopo 9.000 metri quadrati di terreno. Tale donazione, seppur generosa, si rivela non utilizzabile per i progetti immediati della Curia, perché situata in zona che diverrà poi San Pio X, per cui qualche anno dopo, ottenute le regolari autorizzazioni, sarà alienata, contribuendo con il ricavato alla realizzazione delle opere parrocchiali in commenda. Purtroppo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale bloccò ogni iniziativa, ma alla fine del conflitto il problema si ripresentò più urgente che mai, vista la vivacissima opera di ricostruzione che in poco tempo aveva ripopolato la commenda di oltre 3.000 persone. La scelta dell'area cadde sul prato della Fiera, giudicato abbastanza centrale e sufficientemente ampio per accogliere la nuova chiesa e le annesse opere parrocchiali, e tale da dare ai vari edifici il respiro necessario. Il 29 marzo del 1947 la Curia presenta all'amministrazione comunale la richiesta ufficiale per ottenere gratuitamente l'area individuata. Tre mesi dopo il comune aderisce in linea di massima alla richiesta e suggerisce di preparare i progetti. Il 29 ottobre dello stesso anno viene bandito un concorso tra gli artisti del Veneto e dell'Emilia. Tra i 18 elaborati presentati risulta vincitore l'architetto Orlando Veronese di Ferrara, ma polesano di nascita.
Agli inizi del 1951 un comitato presieduto da Monsignor Rosina si attiva per dare inizio ai lavori, poiché nel frattempo, per interessamento dell'allora sindaco Silvio Andreotti, viene perfezionato l'atto di donazione dell'area. Nell'agosto del 1951 si decide di dare avvio alla costruzione della sala cappella, che viene aggiudicata con asta pubblica alla ditta Giuseppe Zambon. E mentre si susseguono quasi freneticamente le iniziative per definire i progetti e dare inizio al più presto ai lavori, nell'autunno 1949 incominciava la Peregrinatio Mariae. Ma come era nata l'idea di portare l'immagine della Madonna in ogni parrocchia della diocesi? Ne parliamo con Monsignor Nerio Fogato, che più semplicemente preferisce essere chiamato Don Nerio, che fu il primo cappellano della nuova parrocchia della Commenda. Erano senz'altro tempi nei quali la devozione popolare e il bisogno di Domine Dio era molto sentito, perché si usciva da una guerra e le piaghe erano ancora evidenti e bruciavano. Io so che si è organizzato questo pellegrinaggio, so che ci sono state qualche difficoltà o qualche perplessità all'inizio, so però che dopo, quando è cominciato, è stato vissuto in un crescendo di entusiasmo, di devozione, proprio sentita, partecipata, anche con, almeno per sentito dire, qualche grazia, se non proprio miracoli, sia a livello interiore, spirituale, che a livello esteriore. Lei comunque ha qualche ricordo particolare del passaggio della Madonna? Il mio ricordo è legato alla mia parrocchia, Panarella, e ricordo la gioia, la devozione, l'entusiasmo, ma proprio direi quasi travolgente, quando ci è stata consegnata la Madonna. Ricordo la veglia di tutta la notte, a turno, la gioventù in modo particolare. Sembrava una cosa talmente non strana, ma quasi piovuta dal cielo per ridare speranza dopo il periodo bellico, con tutte le conseguenze che aveva portato, noi soprattutto sulla linea del Po. E ricordo in modo particolare quando alla sera dell'ultimo, del secondo giorno, l'abbiamo consegnata alla parrocchia vicina a Papozze, un lunghissimo pellegrinaggio, una processione lungo le strade di Panarella, che praticamente Panarella è tutta lungo una strada unica fino sull'argine del Po, e sul confine abbiamo consegnata alla parrocchia di Papozze, che ci era venuto incontro, e c'era il nuovo parroco, Monsignor Ugo Battizzocco, e ricordo anche il discorso che ha fatto e le speranze che aveva suscitato, non solo per noi che le comunicavamo con lo sguardo, con le fiaccole, con i canti, ma anche l'entusiasmo col quale loro ci erano venuti incontro, e quindi le speranze che suscitava in aumento, in crescita, lungo tutto questo percorso. Forse un altro ricordo che mi ha toccato profondamente il cuore, quando a Natale sono venuto al servizio del Vescovo nella cattedrale e non lo sapevo, ho scoperto che c'era la statua della Madonna. Mi ha veramente commosso, mi ha fatto ricordare i giorni e le sere di veglia del passato, e soprattutto ecco, le speranze che aveva suscitato allora e in me in modo particolare, che mi avvicinava al sacerdozio. Quanto durò la Peregrinatio Mariae? Per quello che mi consta, dall'ottobre del 1949 al novembre 1950, percorse pressoché tutte le 99 parrocchie della diocesi, finché poi non si fermò definitivamente in commenda nella Chiesa delle Fosse. E per quanti giorni si fermava la Madonna mediamente in una parrocchia? Secondo l'entità, la consistenza della parrocchia, ma normalmente era un pomeriggio, la notte, fino al giorno successivo. Qualche volta erano due giorni anche. A questo punto si inserisce quello che sarà protagonista dell'imponente opera.
Il 1 ottobre 1951, senza casa, senza risorse, con tante preoccupazioni, alle quali si veniva ad aggiungere anche quello dell'alluvione, che circa un mese dopo avrebbe interessato il quartiere e che per la sua drammaticità sembrò quasi smorzare ogni entusiasmo, Don Lino Dalla Villa inizia la sua missione in commenda nella chiesetta delle Fosse, dove già nel novembre del 1950 era stata riposta la statua della Madonna Pellegrina, dopo la peregrinazio iniziata un anno prima e che aveva suscitato tanta partecipazione di fedeli in tutta la diocesi. Il 23 febbraio del 52, tra una folla commossa e devota, la statua viene trasferita nella nuova cappella, costruita a tempo di record. Il giorno dopo viene decretata la fondazione della nuova parrocchia, dedicandola al Cuore Immacolato di Maria e Sant'Ilario. Si volle, col nome del santo, ricordare gli offerenti che avevano donato il terreno per la costruzione della nuova chiesa in memoria del figlio Ilario. Il 23 novembre 1952 Don Lino Dalla Villa viene nominato primo parroco della nuova parrocchia della Commenda ed è accolto festosamente da un folto gruppo di fedeli. Lei ricorda Don Lino Dalla Villa, che figura era? Ah, per me, guardi, era un uomo eccezionale. Sembrava molto, molto burbero, acido, e invece conoscerlo bene era di una dolcezza, di una disponibilità per le persone. Era un sacerdote antico. L'abbiamo accolto qui con un certo entusiasmo, sapendo che avrebbe diretto la parrocchia in un modo veramente esemplare. Che figura era? Un uomo di grande carica di umanità, molto vicino alla gente, perché si interessava anche delle cose particolari, familiari, insomma, oltretutto. Ma naturalmente l'impegno per la commenda in fieri lo assorbiva, si può dire, tutte quante le 24 ore. Signorina Maria Luigia Romanato, lei che ha seguito sin dalla giovanissima età tutte le vicende della parrocchia della Commenda, ricorda come Don Lino Dalla Villa e la comunità hanno affrontato l'impresa oltremodo impegnativa della costruzione della chiesa e delle opere parrocchiali? Posso dire subito che Don Lino era un sacerdote dotato di grande sensibilità, disponibilità verso gli altri e anche grande spirito di iniziativa. E qui si sentiva la necessità di un centro di vita religiosa, spirituale. Non gli fu difficile coinvolgere le persone, certo le difficoltà erano grandi, soprattutto quelle di carattere economico, però Don Lino non si è trovato qui da solo. Era coadiuvato da un comitato, era il comitato per l'erigenda parrocchia. Quali erano i compiti del comitato? Penso che fossero molteplici i loro compiti e vedere un po', insomma, tutti gli iter burocratici presso le varie istituzioni, sia locali sia romane, seguire poi i lavori di edilizia che mano a mano si svolgevano e soprattutto trovare anche i fondi. Ecco, io mi ricordo, questo è un ricordo vivo, che quasi tutte le settimane o Don Lino o qualche membro del comitato andavano a Roma per sollecitare, per trovare, insomma, le strade migliori. In quell'epoca a Roma c'erano tre parlamentari polesani, l'onorevole Cibotto, l'onorevole Romanato e il senatore Merlin, e certamente queste persone hanno dato un aiuto proprio per sveltire le pratiche soprattutto. L'aiuto principale è venuto dallo Stato, è venuto perché quando si è andati a Roma ci siamo interessati e ripeto, l'onorevole Merlin, che allora era ministro, siccome è stato lui a iniziare la pratica per le costruzioni delle chiese, mi dice aiuto. E ero io, dice, c'è la zona così povera, dice, prima ci sono costruire le case. E allora Monsignor Dalla Villa, che ora era parroco qua, lo chiamavamo Don Lino, e dice, eccellenza, guardi che assieme alle case bisogna anche fare le chiese per educare, per fare dei buoni cristiani. Insomma, dopo il contributo è arrivato, capisci?
E dopo siamo andati a trovare l'onorevole Andreotti. L'onorevole Andreotti, ho detto, questo è il mio parroco, abbiamo bisogno di aiuti per la commenda, ci puoi dare un aiuto? Allora ci ha dato 500.000. Prosegue nel frattempo la realizzazione della scuola materna, che viene inaugurata il 13 dicembre 1953 dal vescovo Monsignor Guido Maria Mazzocco, alla presenza delle autorità cittadine e del presidente provinciale degli industriali, dottor Amleto Brigo. Per la scuola materna ci fu l'intervento degli industriali d'Italia, è stato un dono degli industriali d'Italia, il fabbricato, dopo la rovinosa alluvione del 1951. Poi qui in loco si è interessato l'allora presidente degli industriali, il dottor Amleto Brigo. Abbiamo avuto l'asilo più grandioso, credo, di tutto il Polesine. Infatti c'è una lapide con scritto Gioia di Bimbi e il dottor Brigo, perché è stato lui che ha potuto realizzare. E noi, le signore, abbiamo cominciato proprio dalle lenzuola per le suore, le tende, le tovaglie, arredare anche questo asilo. Riagganciandomi al discorso della scuola materna, mi piace ricordare la persona che è stata il primo presidente di quest'opera parrocchiale, il dottor Mario Sicchirollo. Spesso ci raccontava questo episodio. Nella tarda estate del 1953, il comitato per la rigenda parrocchia, con tutti i componenti, era riunito in una stanza di un appartamento che veniva utilizzato provvisoriamente come canonica. A un certo momento Don Lino si è allontanato all'improvviso e poi è tornato con un gruppetto di suore, le suore salesiane, che avevano accettato di dirigere la scuola materna. E quindi c'è stata l'accoglienza e seduta stante il dottor Mario Sicchirollo, che era un componente del comitato, è stato nominato presidente della scuola materna e ha cercato di rifiutare perché era un incarico di responsabilità, anche perché questa scuola doveva vivere in maniera autonoma dal punto di vista economico. Lei divenne presidente della scuola materna un po' per caso, sì. Ci racconta com'è successo? Per ordine preciso di Don Lino, non si scherza tanto con Don Lino, non si dicono bugie, si dicono solo verità. Io sfido di trovare qualcuno che sappia dire o abbia saputo dire di no a Don Lino. E da allora, per tanti anni, è stato presidente, lavorando molto bene, e le suore si sono dimostrate sempre bravissime nella conduzione di quest'opera. Comincia ora la fase più impegnativa, la costruzione della casa canonica e della chiesa. La casa canonica fu edificata.